L'estremo opponente all'estremo levante è un grande successo di un centrodestra unito che evidentemente ha saputo convincere i Liguri che un cambiamento è possibile, di una coalizione coesa con dei programmi chiari e seri da proporre ai genovesi, agli spezzini e alle altre città dove si è votato. Beh, in effetti io, se devo essere sincero, mi aspettavo un bel risultato perché durante questi 2 mesi abbiamo parlato con moltissimi genovesi e da tutti loro si sentiva molto evidente il fatto che il nostro progetto è un progetto interessante, un progetto bello, il progetto che fa ritornare Genova a essere grande. Nel contempo devo dire che, io non so quali siano stati i commenti, ma forse è bene ribadire che da domani si riparte da, per usare un gergo calcistico, si riparte dallo 0-0, non è che qualcuno possa pensare in virtù che di qualche possibile migliaio di voti in più di avere la vittoria in tasca. Grande soddisfazione da parte di Forza Italia per i risultati che hanno premiato il centro-destra unito. Chiunque dica abbiamo vinto con la metà della gente che però non si fida di nessuno. A parte il fatto che oggi mi sembra che abbiamo vinto tutti perché Renzi ha vinto, non ho capito dove abbia vinto. Perfino i 5 Stelle dicono che poteva andar peggio, sì, con un satellite che arrivava sulla loro sede elettorale poteva andar peggio. È un dato amministrativo, ovviamente. Speriamo che le elezioni politiche siano il prima possibile al di là di questo dato amministrativo perché il Paese non è governato. Una sconfitta totale per i 5 Stelle. A un anno da Roma e da Torino i cittadini hanno scelto la competenza e hanno dato fiducia al centro-sinistra. Andiamo al ballottaggio ovunque, vinciamo al primo turno a Cuneo, a Palermo e andiamo al ballottaggio in città simbolo per il governo come l'Aquila e Taranto. Quindi pancia a terra per il secondo turno, ma molto molto soddisfatti di questo esito. Sei sicuro? Sei ciapani? Ciapani? Tu dite che sono sempre in ritardo gli italiani. E per quanto riguarda l'Italia, e posso dire per la stragrande maggioranza dei paesi del G7 che sono qui, l'accordo di Parigi resta irreversibile e non negoziabile. Detto questo, abbiamo preso atto della posizione degli Stati Uniti, che ha dichiarato di voler continuare la sua politica di riduzione di CO2 anche al di fuori dell'accordo di Parigi. Allora, io credo che, detto che per noi l'accordo di Parigi è imprescindibile, comunque i G7, per quello che rappresentano nel mondo, debbano mantenere il filo del dialogo. Grande. No, adesso la porto dentro alla sala. Giustamente. Qui è quello del WWF proprio ufficiale. Sì. È quello della manifestazione di oggi. Dai, allora lo porto dentro, eh. Sì. But at the same time, the U.S. remains a party to the Paris Agreement because the agreement foresees a 3-year period of wait until any party can withdraw. So to us, it's very clear what we need to do is to really go forward on the implementation of the Paris Agreement. Ritirarsi adesso da un punto di vista politico è un gesto probabilmente non ben visto e questo gli altri paesi l'hanno ribadito, più volte hanno detto rimpiangiamo il fatto che gli Stati Uniti non abbiano mantenuto l'impegno di stare all'accordo di Parigi. Però allo stesso tempo nella sostanza, se andiamo a vedere la sostanza degli impegni presi, lui ha ribadito no, noi andiamo avanti, non ha detto ci fermiamo, cambiamo, finanziamo il carbone, cose di questo tipo, ha detto noi insistiamo nella nostra strategia di riduzione delle emissioni. E en même temps une voie d'espérance, de fermeté, e je pense que ce G7 le confirme, si on voulait éprouver la résistance de l'accord de Paris, on peut dire qu'il y a eu un vrai crash test et que l'accord de Paris a résisté, c'est-à-dire que ça reste un cadre est le seul cadre unique des négociations climat.